L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chica. Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon giovedì 25 maggio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora in casa Bari occhi puntati sul Toto allenatore, ma non solo, perché oggi parlerà in conferenza stampa il direttore sportivo Sean Sogliano. Nella puntata odierna ci occuperemo quindi di questa caccia al nuovo tecnico biancorosso, ci occuperemo di calciomercato, ma non solo, perché vi proporremo anche un'esclusiva intervista ad uno dei volti nuovi del prossimo Bari. Ma oggi è giovedì, quindi ci sarà anche l'imperdibile appuntamento col sondaggio Nostalgia. E allora partiamo subito, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte per i tifosi del Bari all'ascolto, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno, che come detto riguarda la storia, il passato biancorosso. Oggi è un sondaggio un po', diciamo, ironico, se vogliamo definirlo così. Quello che vi chiediamo è: quale il più grande flop di mercato nella storia del Bari? Quel calciatore magari arrivato con mille credenziali e che poi si è rivelato un bluff, o per dirlo alla barese, un bidone. Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, Tanto non capirai, Orgoglio Barese, sull'altra radio. E allora partiamo subito dal sondaggio Nostalgia. Personalmente, se penso ad un flop di mercato, non posso che pensare ad un calciatore, e vale a dire Frank Farina, il grande colpo di mercato dei Matarrese insieme a David Platt nella stagione 91-92, la stagione che doveva lanciare il Bari verso palcoscenici europei, ma che invece regalò un'amarissima retrocessione. Farina, il primo australiano a giocare nel campionato italiano, venne prelevato dal Bruges, uno dei club più illustri del Belgio, attaccante che si presentò a Bari forte di ben 43 gol in 75 partite con la maglia del club belga, e quindi con una media gol importante. Il suo impatto col calcio italiano fu invece disastroso, un vero e proprio pesce fuor d'acqua, ma diventò in compenso idolo della Jalapas nella rubrica che molti ricorderanno, fenomeni parastatali. Alla fine per lui solo 8 presenze con la maglia biancorossa, nessun gol all'attivo. Lasciò Bari nel mercato di gennaio di quello stesso campionato per approdare al Notts County, fallendo però anche lì. Tornò a segnare nel campionato successivo con la maglia dello Strasburgo in Francia, dove realizzò 14 reti in 47 presenze. Farina poi ha intrapreso la carriera di allenatore in patria e sulla panchina del Sydney, club ovviamente australiano, ha allenato un certo Alessandro Del Piero. L'ultima esperienza di Farina è stata sulla panchina della nazionale olimpica delle isole Fiji. Quindi secondo me è lui il più grande flop nella storia del Bari per quanto mi riguarda. Poi ovviamente ce ne saranno tanti altri, magari aspettiamo i vostri messaggi, le vostre opinioni per magari scoprire se ci sono sicuramente tanti altri calciatori che hanno fallito la loro avventura a Bari. Luca, quale invece il tuo fenomeno parastatale biancorosso, chiamiamolo così? Ma innanzitutto diciamo che ogni volta che lanci un sondaggio Nostalgia c'è subito un nome che mi viene in mente, quindi fondamentalmente in questo caso me ne sono venuti subito in mente due, e sono Nacho Castillo e Langella, perché anche lui arrivò a Bari con credenziali importanti, si pensava potesse essere un elemento importante per quello che era il rapporto con Giampiero Ventura e soprattutto per quella che era la sua collocazione tattica ideale in un 4-4-2. Invece Langella non trovò praticamente quasi per niente spazio, quindi tantissime polemiche durante la sua permanenza a Bari, e non dimostrò praticamente nulla rispetto a quelle che erano le aspettative. Guarda, su Castillo non sono proprio d'accordo. Sì, non fece un grandissimo campionato, però addirittura definirlo bidone mi sembra un po' troppo. Su Langella sì, c'erano molte aspettative, anche se lì mi sa che
rientrò, se non sbaglio, correggimi, in un'operazione con l'Udinese per arrivare a Barreto, se non sbaglio, era previsto anche l'Angella, ricordo male? Sì, era diciamo un pacchetto, chiamiamolo così, per avere a Barreto. Il Bari prese anche l'Angella in quell'operazione lì, e chiaramente la differenza tra i due fu abbastanza evidente. Evidente. L'Angella, che se non sbaglio, anche se non ricordo male, qualche presenza anche nella nazionale maggiore, se non ricordo male, quindi un calciatore che arrivò dopo aver fatto benissimo al Cagliari, poi si perse. Come vi ho detto prima, ci sono veramente tanti calciatori, tanti flop. Bianco Rosso, a me me ne viene in mente un altro, ma non voglio influenzare più di tanto il sondaggio, dico solo il nome: Abel Xavier. I tifosi del Bari dell'epoca si ricorderanno anche lui, un grandissimo flop. Ma torniamo al Bari di oggi, che insomma non ce ne vogliono i calciatori biancorossi di oggi. Qualche fenomeno parastatale l'ha messo in mostra nell'ultimo campionato, sempre rimanendo in tema per quanto riguarda il sondaggio di oggi. Trasferiamoci sul forum di Orgoglio Barese, perché tra le notizie più commentate c'è quella data da Tutto B, che parla di una probabile cessione di Romizzi e Moras, che secondo il portale non rientrerebbero più nei piani di Soliano. Faccio una premessa: mi sembra quantomeno assurdo che si stia parlando già in questi termini di calciomercato, visto che non c'è ancora l'allenatore, che magari arriva il tecnico X ed è magari un tecnico che vorrebbe rilanciare Romizzi, oppure un tecnico che definisce o pensa che Moras sia un buon centrale, magari ritiene la cessione, un'eventuale cessione, inutile. Quindi parlare di calciomercato prima di aver scelto l'allenatore, secondo me, non è ancora una cosa giusta. Però, dando per buona questa notizia, quindi Romizzi e Moras, che secondo Tutto B potrebbero non essere confermati al Bari, però bisogna anche vedere chi se li compra. Penso che Romizzi possa avere un buon mercato, Moras un po' più difficile. Ma leggiamo qualche commento. C'è l'utente Inganna a Mare che dice: Romizzi, un calciatore a cui sono molto affezionato, non dimentico la qualità e la quantità che ha espresso in passato, ma anch'io credo che per il suo bene probabilmente ritornare sarà difficile ritornare quello che era, quindi è giusto che vada via. Mentre l'utente Carlo 66 dice: bisogna piazzare anche i vari Tonucci e Cassani e non sarà di certo facile. Poi l'utente Monti di 81: ed anche in questa sessione di mercato Romizzi è ai saluti, poi durante il prossimo campionato si farà le sue 25 partite con la nostra maglia, come avviene ormai ogni anno. Poi l'utente E90 dice: Romizzi era impiazzabile a causa dell'ingaggio alto, quest'estate sarà possibile farlo visto che ha un solo altro anno di contratto e sicuramente qualche squadra tipo Ternano o Provercelli potrebbe offrirgli un buon contratto. Mentre l'utente Geronimo Stilton dice: sì, via tutti, soprattutto Moras, il tempo di Romizzi a Bari è finito, cambiare aria è la cosa migliore per lui e se riusciamo a piazzare anche Cassani abbiamo completato l'opera. Infine l'utente il Marabù dice: fatto sta che Romizzi parte da ultimo e finisce titolare, sicuramente avrà le sue lacune enormi, ma a corsa ed è ancora giovane, se si accontenta del ruolo di rincalzo come è stato quest'anno io lo terrei. Luca, Moras, diciamo, penso che siamo tutti d'accordo su Romizzi. Tu lo terresti ancora un altro anno? Io personalmente no. Ma diciamo che fondamentalmente lo terrei, come descriveva qualcuno, eventualmente come riserva, ma diciamo come estrema alternativa, nel senso che leggevo anche qualche utente che parlava di notevoli passi indietro in questi anni di Romizzi. Sinceramente sono d'accordo, perché non mi è sembrato un calciatore che è cresciuto, diciamo, in questi anni, è migliorato in qualche aspetto che magari in cui magari non era il top ed è rimasto, diciamo, un po' fermo da questo punto di vista. Quindi fondamentalmente sarei per una sua cessione, considerando anche che magari ha un ingaggio abbastanza importante e tra un anno chiaramente poi andrebbe in scadenza di contratto. Sì, è un'operazione che secondo me si potrebbe anche fare. Su Moras e Cassani, citati dai nostri utenti, difficile che possano avere mercato, però come avevo detto nelle puntate precedenti, confidiamo nelle abilità del direttore sportivo Sean Soliano. Stanno giungendo tanti messaggi dei nostri utenti per rispondere al sondaggio Nostalgia. Tra un po'
Le andremo a leggere, ma prima ci fermiamo per qualche istante, torniamo subito. Ti piacciono le scommesse, il burraco e i giochi di carte in generale? Iscriviti su betpoint.it e riceverai subito in omaggio 5 euro per piazzare la tua scommessa. Oppure per giocare a burraco, scopa, briscola, 3-7 e tanti altri giochi. Entra anche tu nella più grande community di burraco online. Entra in BetPoint. Iscriviti su betpoint.it. Aggiungi la parola regalo durante l'iscrizione nel campo username presentatore e riceverai subito i tuoi 5 euro in regalo. Inoltre sarai contattato dal tuo assistente personale BetPoint che ti offrirà tanti altri bonus. Contattaci per informazioni al 393 968 52 83 o su WhatsApp al 393 968 52 83. Gioca su betpoint.it. Il divertimento è assicurato. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, rieccoci. Vi ricordo che potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, tanto non capirai, Orgoglio Barese, sull'altra radio. Vi ricordo il quesito odierno: quale il più grande flop di mercato nella storia del Bari? Tanti messaggi, tanti nomi giunti tramite appunto messaggi dei nostri radioascoltatori, andiamo a leggerne qualcuno. Allora, c'è Renzo che ci scrive: il più grande bluff è stato David Platt. Beh, no, Platt comunque fece un quel campionato disastroso, sempre il 91-92, fece bene, se non sbaglio, o 10 o 12 gol, comunque fece un buon campionato, anzi definirlo bidone mi sembra eccessivo. Poi Nino da Bari ci scrive: il più grande flop sicuramente il difensore Lorenzo. Beh sì, anche quello, il difensore argentino, sì, anche lui arrivò insieme a Giopaolo e Gerson nella stessa stagione, però non fece bene come i due brasiliani. Poi Boris: il più grande flop fu Farina nell'epoca dei Matarrese. Poi Alessandro dice: sono d'accordo con te Nicola, Frank Farina è stata una delusione enorme anche in rapporto ai soldi spesi per acquistarlo, se non sbaglio circa 3 miliardi delle vecchie lire. Consigli per gli acquisti: Gucker, ex Frosinone e ora al Vicenza. Signor difensore, dal Vicenza si può pescare bene, vedi Giacomelli. Poi Paola ci scrive: Markic una delle più grandi delusioni. Poi ci scrive Capocchiano, anche lui un grande flop, è vero, anche ricordiamoci Bernardino Capocchiano. Poi l'ottimista, ormai lo chiamo così, non ti offendere, Giovanni Dall'Oseto: Romizzi è stato chiesto dal caro Vigno. Poi Emanuele: sono d'accordo con te Nicola, nel recente passato il flop dei flop è stato Farina. In merito al mercato, credo che i giocatori fallimentari da Bari devono andare via, la causa appiattimento psicologico. E concordo con Emanuele. Ci sono tanti altri messaggi, tra un po' li andremo a leggere. E ora addentriamoci nella questione Toto Mister. Allora, per quello che ci risulta, diciamo, volendo fare una sorta di borsino degli allenatori papabili in questi giorni, scendono le quotazioni di De Zerbi, perché come si è detto anche ieri, il tecnico, l'ex tecnico del Foggia, avrebbe preso un po' di tempo, cioè l'offerta della Spalmas che è in cima alle sue priorità, quindi scendono le quotazioni di De Zerbi, mentre salgono quelle di Oddo e di Vivarini. Quindi questi due tecnici ora hanno più possibilità rispetto a De Zerbi di diventare il prossimo allenatore del Bari, quindi diciamo Oddo e Vivarini in prima fila, via via tutti gli altri, con De Zerbi che, come detto, è un po' si è allontanato un po' da Bari anche per sua volontà. Intanto ieri su diversi siti e portali che si occupano di calciomercato si è data una notizia, la andiamo a leggere. Leggo quella riportata da Tutto Mercato Web: con De Zerbi diretto verso la Spagna, per il Bari sembra essere arrivato il momento di cambiare obiettivo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tutto Mercato Web, il club pugliese avrebbe proposto un contratto biennale all'ex allenatore del Pescara, Massimo Oddo. Questo lo scrive Tutto Mercato Web, ma anche altri siti di calciomercato. Mentre sempre su Tutto Mercato Web si parla di un difensore del Matera, Gianmarco Ingrosso, classe 89, e pare che questo difensore sia seguito anche dal Bari. Luca,
conosci questo calciatore in grosso del Matera, Matera che ha diversi calciatori interessanti. Bah, sì, ieri ne parlavamo proprio sul forum, ieri sera ho avuto l'opportunità di vedere la partita tra Matera e Cosenza, il ritorno dei playoff. Devo dire che sinceramente in grosso non mi ha impressionato, mentre sono rimasto ancora una volta impressionato dalle capacità di Lorenzo, che è tra l'altro un nome seguito e monitorato dal Bari, perché ha dimostrato ancora una volta, a parte il gol realizzato al 90esimo su palla inattiva, di essere un giocatore dotato di grande corsa, grande capacità di fraseggio anche con tutti i suoi compagni di squadra. Quindi secondo me sarebbe veramente ciò che serve al Bari per rinforzare la fascia destra di difesa. Restando in tema calciomercato, ieri è arrivata una dichiarazione del direttore generale della SPAL, Davide Vignati, che ha parlato di Mikai, perché nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della SPAL neopromossa in Serie A per il portiere del Bari. Leggiamo le dichiarazioni del direttore sportivo: sarà difficilissimo trattenere Meret, tornerà a Udine e poi sarà un problema dell'Udinese. Bonifazi tornerà al Torino. Per quanto riguarda Mikai non ci interessa, assolutamente no, andremo su altri profili, non è il tipo di giocatore che vogliamo prendere. Quindi netto il direttore generale della SPAL, quindi non c'è un interesse della società di Ferrara per il portiere del Bari, meglio così, ma sappiamo bene che di offerte, di proposte e di calciomercato inerente a Mikai ne sentiremo parlare tanto e spesso nelle prossime settimane. Intanto impazza il sondaggio nostalgia, ne leggo qualche altro messaggio. C'è Marco che ci fa una mini lista dei bidoni di sempre nella storia del Bari e ci scrive Capocchiano, Rudolf e Juseklep. Juseklep non fece proprio male. Poi leggiamo qualche altro messaggio. Ciao ragazzi, a parte le bufale storiche come Farina, le ultime due sono Moras e Cassani. Francesco, beh, come abbiamo detto anche quest'anno abbiamo visto dei flop di mercato, niente male. Poi puntare su un giovane Di Noia, ottima promessa, ottima stagione nel Matera in Lega Pro. Vabbè, forse si riferiva al calciatore che abbiamo appena citato, vale a dire in grosso. Bene, allora siamo giunti al momento dell'intervista, una grande esclusiva di Tanto non capirai. Di lui abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi, è stato protagonista insieme ad altri del sondaggio di ieri. Sarà uno dei volti nuovi del prossimo Bari, sto parlando di Jacopo Furlan, nuovo portiere del Bari. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato. Tanto non capirai. Siamo con Jacopo Furlan, portiere classe 93 di proprietà del Bari. Buongiorno Jacopo e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e grazie. Allora Jacopo, presentati a quelli che saranno i tuoi nuovi tifosi. Che tipo di portiere sei? Quali sono i tuoi punti di forza e quali, se ci sono, i tuoi punti deboli? Ma sinceramente è sempre difficile parlare di se stessi, ecco. Penso che le prestazioni che ho fatto in questi anni abbiano convinto, ecco, una società del calibro del Bari a mettermi sotto contratto, e penso che questo sia un attestato di stima nei miei confronti. Ovviamente i punti deboli ci sono, li abbiamo tutti, la bravura sta nel limarli il più possibile insomma, migliorare giorno dopo giorno. Quindi, ma qual è il tuo pezzo forte? Il tuo pezzo forte, l'uscita, sei bravo a fare i rigori? Beh, in questi anni penso sia stata la costanza di rendimento, ecco, il mio pregio più importante, ecco. Ecco, sei cresciuto in un settore giovanile importante come quello dell'Empoli. Come mai la società toscana ti ha lasciato andare via e quali sono state le tappe della tua carriera sino ad ora? Sì, ho fatto un percorso bellissimo, importante nell'Empoli, fino ad arrivare alla prima squadra dove ho fatto il terzo portiere, un anno di Serie B. E purtroppo poi sono andato in comproprietà a Viareggio e le cose non sono andate per il meglio, non ho racimolato molte presenze, diciamo, e poi l'Empoli evidentemente ha fatto altre scelte. Poi quando il Viareggio non si è iscritto, io sono rimasto, ecco, svincolato. Non rimpiango niente, ecco, l'Empoli ha fatto semplicemente altre scelte e va bene così, visto il percorso dove mi ha portato in questo momento. Quasi tutti i giovani portieri hanno dei modelli a cui ispirarsi. A chi si ispira Jacopo Furlan? Beh,
Beh, Jacopo Furlan si ispira al mito un po' di tutti i portieri della nostra generazione, che è Gigi Buffon, ma non semplicemente per le prodezze in campo, ma insomma per l'uomo che ha dimostrato di essere. Quindi diciamo che è un mio modello di riferimento, soprattutto per il carisma, ecco, e la tranquillità che trasmette in ogni momento. A gennaio sei stato acquistato dal Bari, che ti ha girato in prestito al Monopoli. Come valuti questa tua esperienza con la maglia del Gabbiano? I tifosi del Bari ti hanno seguito e hanno parlato di te in termini lusinghieri? Sì, sono contentissimo di essere andato a Monopoli. La valuto un'esperienza super positiva per come è finita. Alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e soprattutto perché giocando per la prima volta al sud ho capito cosa significa lottare, ecco, per una maglia e per la gente. Al nord è un po' diverso, ci sono meno pressioni da una parte, ma anche meno, c'è anche meno calore. Questa è la cosa che principalmente ho avvertito quando sono venuto a giocare a Monopoli. Credo di aver dato tutto io per quella maglia e infatti sono stato apprezzato per quello. L'altra radio, bella da ascoltare. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate, gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Tanto non capirai. È terminato appunto il prestito al Monopoli, tornerai a Bari. Bari che ha tra i pali uno dei migliori portieri del campionato di Serie B e non solo, vale a dire Alessandro Micai. Cosa ti colpisce maggiormente del numero uno biancorosso? Quali qualità? No, sono stato, visto anche l'ultima partita con l'Ascoli, sono stato a vederla a San Nicola e vabbè, Micai non lo scopro di certo io, è un ottimo portiere e ha delle qualità evidenti, insomma, non vedo l'ora di conoscerlo e potermici allenare insieme. Diciamo che ho visto una grande tranquillità in porta e Nitan anche una grande reattività, quindi un portiere sicuramente completo. E Bari che viene da un campionato deludente, sicuramente avrai seguito le prestazioni di quelli che saranno i tuoi futuri compagni di squadra, che idea ti sei fatto dall'esterno? Beh, ho seguito un po' l'annata, ecco, da fuori, diciamo, c'era grande entusiasmo, soprattutto dopo la bellissima vittoria a Benevento. Purtroppo poi evidentemente si è incrinato qualcosa, non so assolutamente cosa possa essere, non essendo stato dentro. Comunque poi le ultime partite secondo me hanno fatto storia a sé, che c'era un po' di scoraggiamento, ecco, le motivazioni magari sono un po' venute a mancare a causa dei risultati non eccelsi, però ecco, non è un'annata da buttare in toto, penso che qualcosa di positivo ci sia sempre da trovare. Ecco, l'hai detto prima, sei venuto a Bari per vedere Bari-Ascoli, è l'unica partita che hai visto quest'anno, che impressione hai avuto della tifoseria biancorossa? Sì, purtroppo per concomitanza delle nostre partite o comunque allenamenti non ero mai riuscito a assistere a una partita dal vivo a San Nicola, ecco. Purtroppo quando sono stato io c'era una sorta di piccola contestazione, ecco, i tifosi non erano tantissimi e la cosa mi meraviglia perché già mi sembravano tanti rispetto a quelli a cui sono abituato, quindi immagino un San Nicola pieno cosa possa trasmettere. Ecco, a Bari potresti ritrovarti a fare il dodicesimo, non dimentichiamoci che c'è anche Stefano Gori. Preferiresti una stagione a Bari come dodicesimo o un campionato da titolare in prestito in un'altra squadra di B o di Lega Pro? Ma non sono cose che mi sento di valutare in questo momento, ecco. Prima
andrò in ritiro, chi di dovere farà le proprie valutazioni, io farò le mie e poi ecco, vedremo da farsi. Ecco, quest'anno nel Monopoli erano due i calciatori di proprietà del Bari, oltre te c'era anche l'attaccante Mattia Montini. Montini che subito dopo essere stato preso dal Bari ha smesso di segnare. Che tipo di attaccante è Mattia? Mattia secondo me sorprenderà anche più scettici a Bari, è un attaccante da categoria superiore, ecco. È un attaccante completo, moderno, fidatevi che Montini è veramente, veramente forte, ecco. Credo che sorprenderà, come ripeto, sorprenderà anche chi è al momento scettico. E Bari che, come saprai, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, tanti nomi che si fanno, non ti chiedo chi preferiresti per non metterti in imbarazzo, ma la mia domanda è per te, per il tuo primo campionato in B, meglio partire con un tecnico esperto oppure magari con un tecnico giovane? Troppo difficile a dirsi, una domanda complicata, non ho nessun tipo di preferenza e nessun tipo di pregiudizio né verso un tecnico esperto né un tecnico giovane. Penso che ogni tecnico possa portare dalla sua magari della freschezza dettata dalla gioventù, ecco, oppure dell'esperienza dettata dai molti campionati. Questo, ogni allenatore ha i suoi pregi e i suoi difetti, penso, non sta a me decidere chi possa fare al caso del Bari, sinceramente. E ora una curiosità, hai sentito il direttore sportivo Sogliano in questi giorni o comunque nelle settimane passate? No, in questi giorni no, non ho sentito il direttore, ma lo sentirò a breve. Ecco Jacopo, la piazza di Bari si contraddistingue per essere una piazza calda e passionale, ma che mette anche molta pressione addosso a tecnici e calciatori. Sei pronto a calarti in un ambiente così particolare, una cosa che ti gasa? Personalmente, se devo essere sincero, è una cosa che mi provoca solo sensazioni positive pensare a una tifoseria calda, ambiziosa. Il fatto, ho letto recentemente, che per un anno di fila è stata la tifoseria più numerosa per media spettatori, in faccia anche a realtà come Palermo e Cagliari, quindi è una cosa stimolante e sinceramente non vedo l'ora di iniziare. Ecco, guardando un pochino a quelli che sono stati portieri quest'anno del campionato cadetto, escludendo Micai, secondo te quali i migliori due o tre portieri della cadetteria quest'anno? Diciamo che mi è piaciuto molto Lanni quest'anno, Alfonso ha fatto un gran campionato, che ci ho giocato contro l'anno scorso a Cittadella e quest'anno ha fatto veramente bene secondo me, e poi insomma ci sono quasi tutti i portieri, ecco, si sono conformati su livelli piuttosto alti, ecco, però questi due sono quelli che mi hanno impressionato un po' di più. Jacopo, infine ti chiedo se vuoi lanciare un messaggio ai tanti tifosi del Bari che ti stanno ascoltando e che ti potranno, speriamo, ammirare l'anno prossimo con la maglia biancorossa. Niente, li saluto e dico loro a presto e di seguirci numerosi e non perdere mai la passione verso la squadra che soprattutto nei momenti difficili come hanno passato ultimamente, insomma, ha bisogno dei propri tifosi, del loro calore. Quindi un saluto a tutti e a presto. E aggiungiamoci un forza Bari, che non fa mai male. Quello sicuramente, forza Bari. Perfetto, io ringrazio e faccio un grande in bocca al lupo per la carriera e per la nuova avventura a Bari a Jacopo Furlan. Jacopo, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a voi, gentilissimi, a presto. L'altra radio. Bella da ascoltare. Ed è proprio un bravissimo ragazzo, Jacopo Furlan, oltre che un bravissimo portiere, ho avuto modo di conoscerlo di persona nel corso dell'amichevole tra Monopoli e Bari di qualche mese fa, mi fece subito una buona impressione, poi era la sua prima partita con la maglia del Monopoli, poi ha fatto un gran campionato, sicuramente un portiere dagli ottimi mezzi, Luca, quindi un Furlan che si ispira a Buffon, cosa ti ha colpito di più dell'intervista? Diciamo che si percepisce comunque un entusiasmo, la voglia insomma di mettersi in gioco, con la consapevolezza comunque di avere davanti un portiere importante per la cadetteria come Micai, però
senza partire battuto, insomma, cercare di giocarsi le proprie carte, perlomeno dare un'impressione positiva in ritiro al nuovo staff tecnico, cercando di ritagliarsi comunque un piccolo spazio magari nel prossimo campionato, cercare di poi magari in futuro diventare il titolare della porta del Bari. A me sono piaciute molto le parole di Jacopo Furlan quando parlava di Montini, di Mattia Montini, perché ho notato, ma era evidente, una sicurezza quasi, diciamo, incomprensibile. Parlava di Montini come un grande attaccante che farà ricredere anche i più scettici. Quindi Luca, probabilmente, insomma, Sugliano con questa operazione potrebbe dare dei frutti importanti, perché due calciatori giovani, e se Furlan si espone così tanto nei confronti di Montini, che ricordiamo è un attaccante scuola Roma, evidentemente Montini i mezzi per far bene ce li ha. No, diciamo che dal punto di vista tecnico è un calciatore sicuramente molto, molto importante. Chiaramente bisognerà vedere come, insomma, si adatterà alla categoria superiore, però insomma questo non penso sia un grosso problema, perché alla fine le differenze tra le difese di Lega Pro e di Serie B non sono così nette, così evidenti, e penso che insomma l'entusiasmo di questi giocatori, che tra l'altro sono calciatori di proprietà, quindi sicuramente indubbiamente più legati a quello che sarà il nuovo progetto tecnico, secondo me potrà fare la differenza. Poi vediamo tanti attaccanti che vengono dalla Lega Pro, poi far bene in Serie B, insomma. Speriamo che ogni tanto, insomma, è da tanto tempo che il Bari non pesca calciatori talentuosi che poi fanno bene in Serie B. Speriamo che questa sia la volta buona. E ora andiamo avanti, diamo un'occhiata a qualche titolo di giornale. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ovviamente si parla di allenatore. Bari, Walzer, panchina, prende quota Longo. Las Palmas e Sassuolo su De Zerbi, Oddo outsider di lusso. Quindi secondo la Gazzetta Longo prende pista, insomma aumentano le possibilità che Longo possa diventare il tecnico del Bari. Sempre sulla Gazzetta si ricorda che oggi c'è il Memorial Mimmo Bucci al Redentore, con tante vecchie glorie biancorosse in campo. Si inizia alle 19:30, quindi appuntamento importante, speriamo insomma vadano tanti tifosi. E poi si parla di calcio femminile, perché ieri c'è stato il quarto di finale di Coppa Italia e Pink Bari che ha perso per 10-0 contro la Fiorentina, quindi insomma non è andata benissimo per le calciatrici biancorosse. Cambiamo giornale, passiamo alla Gazzetta dello Sport, articolo ovviamente di Franco Cirici: quante spine per il Bari, scelta del tecnico, vivaio da rifondare, caso stadio, Giancaspro sotto pressione. E poi come ogni giovedì c'è l'analisi di Carlo Regalia, che dice: stravolgere una squadra non aiuta. A questo punto il punto di vista di Carlo Regalia. E poi c'è una notizia, una curiosa, sempre riportata da Franco Circi: sposa e compleanno, Palmalisa Matarrese ricorda il suo papà, già perché oggi l'ex presidente del Bari avrebbe compiuto 80 anni. Il ricordo sicuramente di Vincenzo Matarrese è sempre forte nei tifosi del Bari, nonostante sia andata a finire in un certo modo, però il presidente Vincenzo Matarrese ha dimostrato quantomeno, nonostante i tanti errori fatti, di voler veramente bene al Bari. Luca, tornando a noi, a quello che abbiamo letto sui vari quotidiani, appunto sulla Gazzetta si parla di Moreno Longo. Ne abbiamo parlato poco di questo tecnico. È un tecnico che ti piace, un tecnico che credi possa avere le qualità per poter far bene a Bari? Ma sì, diciamo che quest'anno ha fatto un campionato importante con la Pro Vercelli, perché insomma è arrivata a circa 50 punti con una squadra comunque non attrezzata chiaramente per fare i playoff, una squadra che doveva lottare necessariamente fino alle ultime giornate per la salvezza, invece è riuscita a raggiungere l'obiettivo con un po' di anticipo. Quindi un allenatore sicuramente che ha voglia di mettersi in mostra, e questa penso sia una caratteristica importante, diciamo, in questo momento, a prescindere da quelli che poi sono i moduli, le idee di gioco di qualsiasi allenatore. Penso che in questo momento la caratteristica più importante che il Bari
debba cercare proprio la voglia di emergere, la voglia di dimostrare il proprio valore e quindi di crescere anche attraverso il Bari. Intanto un'altra questione che resta aperta e che sicuramente ci farà discutere nei prossimi giorni è quella relativa allo stadio. Ieri sono apparsi diversi articoli che parlavano appunto di una sorta di malcontento del comune che aspetta ancora una risposta dal Bari. Il termine ultimo è quello del 31 maggio. Da quello che ci risulta il Bari avrebbe tutto pronto e quindi dovrebbe esserci a breve un incontro, comunque ci saranno degli sviluppi importanti sulla questione stadio, che sicuramente la settimana prossima sarà uno dei temi caldi e che sicuramente noi affronteremo, perché è uno dei, insieme a quello del centro sportivo e del settore giovanile, uno dei temi caldi che sicuramente va seguito e va approfondito. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi. Ringrazio e saluto Luca Deleteris. Ciao Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, appuntamento a domani con la nuova puntata di Tanto Non Capirai. Ringrazio come sempre Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.